Il sindaco di Agropoli, Franco Alfieri, in rappresentanza del suo comune e tramite l'avvocato Elio Cuoco, ha chiesto ai giudici del Tribunale Amministrativo Regionale l'incostituzionalità del decreto regionale 49 del 2010, che tra le altre cose ha sancito la chiusura dell'ospedale di Agropoli. Una richiesta avallata da numerosi comuni che circondano la cittadina di Agropoli, tra questi Laureana, Torchiara, Pignano Cilento, Perdifumo, Cicerale, Giungano, Montecorice, Capaccio e Castellabate. In virtù di questa richiesta, però, è slittata di una quindicina di giorni la sentenza che dovrebbe sancire la sospensione o addirittura la cancellazione dell'atto che ha decretato la chiusura della struttura sanitaria agropolese. Nel documento i sindacalisti denunciano come con il decreto in questione voluto dal commissario ad acta Caldoro si sia riformato l'intero impianto strutturale organizzativo della sanità campana, con conseguenti chiusure di strutture ospedaliere, tagli a servizi essenziali ai cittadini ed accorpamenti intraospedalieri delle unità operative. Tutte operazioni definite nel documento anomale, illegali ed illegittime. In virtù di questo anche la CGIL ritiene che il decreto 49 del 2010 possa definirsi una legge con profili di illegittimità perché non rispettosa dei principi ispiratori del dettame costituzionale dell'ex articolo 120 secondo comma. Poiché tutto fa pensare, conclude la nota sindacale, che il ruolo fondamentale del legislatore regionale garantito dalla Costituzione in materia sanitaria di fatto sembra sia stato sottratto dal provvedimento commissariale.